incominciare puntualmente, come al solito. Luciano Violante è qui tra noi e ora svolgerà il suo intervento. Io voglio soltanto ringraziarlo di aver accettato, incastrando i suoi impegni nei nostri orari, e rievocare che egli non è soltanto uno studioso, cosa che vedremo ben presto dalle sue parole, ma una parte della nostra storia recente, non soltanto come coraggioso magistrato per inchieste che hanno segnato la nostra storia non tanto recente, e poi come presidente della Camera dei Deputati, ruolo non facile, non del tutto lontano da quello precedentemente rivestito di magistrato. Allora, grazie. Ora ci parlerà di un tema, credo, molto attuale. Bene, buonasera, vi ringrazio per questo invito. In questa sala che intimorisce un po', devo dire, per il suo prestigio. Dunque, quando alcune settimane fa Luciano Canfora mi ha chiesto di tenere una breve conversazione su Adriano Olivetti, lui mi ha parlato dell'utopia. E io ho detto, guarda che c'è anche l'eresia in Olivetti. E lui mi ha detto, effettivamente, molto spesso l'utopia è anche una eresia. Allora, una brevissima precisazione di questi due concetti, perché tra utopia ed eresia? Perché l'utopia di Olivetti è un'utopia concreta. Marx parlava di utopia realistica, quella delle impossibilità relative e delle emancipazioni assolute. Cioè, quando tu hai degli obiettivi qui che non sono soltanto dei sogni, sono dei progetti che sembrano difficili da realizzare o impossibili da realizzare, ma con la tua forza, la tua determinazione riesci a realizzarli. E l'eresia. Non tutte le utopie sono eretiche, perché sono utopie che si collocano nel corso degli eventi, degli avvenimenti, regole di comportamento classiche e tradizionali. Ecco, Adriano Olivetti fu anche un eretico, perché cambiò nella sua azione, nel suo atteggiamento, tutte le regole che allora definivano la figura dell'imprenditore. E allora vediamo innanzitutto chi è Adriano Olivetti. Lui nasce nel 1901, nasce, la mamma era una signora valdese, il padre era ebreo, e questo gli dette qualche piccolo problema durante il fascismo. Naturalmente lui poi non era, all'inizio non fu interessato ai problemi religiosi e si fece confezionare un certificato di battesimo valdese che lo mise un po' al riparo da quelle che poi furono le leggi razziali successive. Era ingegnere chimico e quando arrivò dopo la laurea fece un lungo viaggio negli Stati Uniti per vedere com'era organizzata l'impresa negli Stati Uniti, e quando tornò il padre disse, benissimo, adesso comincia a lavorare come operaio in fabbrica. Il padre è il padrone dell'azienda. E non è l'unico caso, come sapete, molti altri grandi imprenditori hanno consigliato ai figlioli di cominciare il lavoro partendo dalla base, e lui fece questo. Morì accidentalmente, era in treno, andava in Svizzera per affari, morì in treno e morì probabilmente senza aver pensato a come strutturare il futuro dell'azienda. Infatti, devo dire, successivamente l'azienda non ha mai più avuto il successo che Adriano Olivetti aveva conseguito, e man mano, come sapete, poi i vari pezzi delle articolazioni furono disperse, vendute e così via. Su Adriano Olivetti sono stati scritti 40 libri, ho contato, 40 libri. Volta a volta è indicato come imprenditore, come padrone illuminato, come idealista, come urbanista, politico nel senso che si occupava della polis, della comunità, operatore sociale, socialista liberale, non appartenente a nessuna tradizione allora nota, insomma è un uomo che ha avuto tante facce.
e ciascuno naturalmente ha guardato la faccia che più era interessante in quel momento. Ho trovato nel lessico familiare di Natalia Ginzburg un passo che riguarda Olivetti. Olivetti poi sposò una sorella di Natalia in prime nozze. Lei dice così: tra questi amici, fa la rassegna degli amici che frequentavano casa Levi, tra questi amici ce n'era uno che si chiamava Olivetti. E io ricordo la prima volta che entrò in casa nostra, vestito da soldato, perché faceva in quel tempo il servizio militare. Adriano aveva allora la barba, una barba incolta e ricciuta, di un colore fulvo, aveva lunghi capelli biondo fulvi che si arricciolavano sulla nuca ed era grasso e pallido. La divisa militare gli cadeva male sulle spalle, che erano grasse e tonde. Non ho mai visto una persona in panni grigio-verdi e con pistola alla cintola più goffa e meno marziale di lui. Aveva un'aria molto malinconica, forse perché non gli piaceva niente fare il soldato. Era timido e silenzioso, ma quando parlava, parlava a lungo e a voce bassissima e diceva cose confuse ed oscure, fissando il vuoto con i piccoli occhi celesti che erano insieme freddi e sognanti. È un'immagine abbastanza strana. Uno così non lo vedi come imprenditore che costruisce un'enorme azienda, e però lui era così. Aveva tante fasce, tanti aspetti. Uno del perché lui costruisce questa azienda attorno all'operaio. La sua idea di fondo è che l'azienda deve fare profitti, ma profitti per tutti. Profitti per il proprietario, profitti per i lavoratori. E soltanto se i lavoratori vivono una vita possibilmente serena in azienda, in fabbrica, i profitti salgono e tutti sono contenti. Questo non era, pensate che il padre, quando gli consegna l'azienda, dice: mi raccomando, non licenziare mai gli operai, tranne in casi di assoluta necessità. Nel periodo dal 52 al 53 ci fu una crisi economica abbastanza pesante in azienda e tutti quanti gli consigliavano di licenziare 500 operai. Lui cosa fece? Licenziò 4-5 ingegneri, potenziò gli operai, chiamò un direttore vendita di straordinaria capacità, aprì altre aziende all'estero e rilanciò e superò il momento di crisi. Gli stipendi della Olivetti, dei dipendenti Olivetti, erano dell'80% circa in media superiore alle retribuzioni di chi lavorava, più o meno faceva lo stesso tipo di lavori. La fabbrica attorno all'uomo, che cosa significava? Asili per i figli, trasporti. Ivrea, sapete che è una piccola città, confluivano ad Ivrea da moltissimi paesi del Canavese e della Val d'Aosta, e quindi l'azienda si correva il trasporto. Biblioteche, film. La biblioteca è nella fabbrica, e da quello che dicono coloro che hanno lavorato con lui, gli operai erano indotti ad andare in biblioteca, a prendere libri, a leggerli, a discuterli. In fabbrica si discuteva di questioni culturali. E lui aveva chiamato alcuni dei migliori intellettuali dell'epoca a lavorare in Olivetti. Volponi lavorava con lui e così tanti altri, lo vedremo nel corso di questa breve conversazione. Quindi pensava a intellettuali che lavorassero nella fabbrica. Contemporaneo era Valletta, Fiat. Valletta non aveva mai pensato di mettere un intellettuale a fare il capo del personale, per esempio, come faceva Volponi, né ad avere alcuni intellettuali che studiassero quello che poteva essere il futuro dell'impresa italiana. Quindi intellettuali nell'azienda, biblioteche, asili, servizi sociali molto diffusi. In Olivetti si lavorava bene, si stava bene. Naturalmente tutti i reparti erano felici, come dicono alcuni di coloro che hanno vissuto lì. Beh, poi c'è il reparto battiture o lastrature, che è il reparto che lavorava sui magli, e lì c'era un rumore infernale, naturalmente, no? E lui si preoccupava però di fare in modo che i turni fossero alternati, di modo che non si restasse eccessivamente condizionati da quel rumore, da quel clima. Però qual è il punto? Siccome il lavoratore in fabbrica deve stare bene, la fabbrica deve essere un posto bello.
Se qualcuno di voi è capitato di passare davanti a Scarmagno, ha visto ancora adesso, ora sono un po' buttate giù quelle, ma avete visto le vetrate, no? Chi lavorava aveva il prato davanti, aveva degli alberi, aveva del verde, niente a che fare con le fabbriche fumose, buie, di pietra grigia, non aperte sul futuro, sul fuoco, no, era un'altra cosa. La fabbrica doveva avere questi caratteri, bisognava vivere dentro bene fuori. Allora, questo vuol dire la persona al centro. E quali sono i punti di fondo? I punti di fondo sono la persona, la fabbrica e il territorio. Nella cultura di Adriano Olivetti, la fabbrica era un qualcosa di essenziale al territorio, come il municipio, come la parrocchia, come le realtà che insistono sul territorio. Lui aveva particolare attenzione al territorio, la sua impresa di comunità, la sua idea di comunità vive di questo. Comunità è un territorio su cui vivono le persone che lavorano, che producono, che hanno cultura. La fabbrica è anche un luogo di cultura. Non produce soltanto pezzi, è un luogo di civilizzazione, diremmo utilizzando un termine che usano i francesi molto spesso. È un luogo di civilizzazione e l'Olivetti di Ivrea è stata un luogo di civilizzazione. Un luogo in cui cioè valori civili sono passati dalla fabbrica alla società. E la società si è, permettetemi il termine che il professor Canfor mi rimproverà, si è incivilita, cioè è diventata più civile. È molto importante guardare bene la crescita. L'azienda aveva 500 addetti nel 1938, nel 1960, alla sua morte, i dipendenti sono 18.000 in Italia e altrettanti all'estero. C'è un dato che riguarda la crescita, che ora cito subito. La crescita è impressionante perché lui crea dei prodotti che non sono soltanto utili, sono belli. Vedo che, scusate, le conoscete le macchine da scrivere, ecco, non siete nati col computer, siete nati con la macchina da scrivere e quindi le conoscete. Erano belle e lui contava, guardate, erano belli anche i pezzi che non si vedevano, perché l'estetica aveva un valore funzionale, perché se un operaio, lui dice in uno dei suoi pezzi, se un operaio fa una cosa che è bella, lui stesso si qualifica. Non butta giù il pezzo. Anche se il pezzo non lo vede nessuno perché sta dentro, l'operaio l'ha fatto, quindi, e si sente remunerato dal fatto che costruisce una cosa bella, che fa una cosa bella. E questo, devo dire, il consiglio d'amministrazione qualche volta lo rimproverava perché costa troppo fare quel pezzo così, tanto non lo vede nessuno. E lui insisteva invece no. L'oggetto deve essere bello. L'estetica è una funzione del lavoro. Il lavoro che si ha come oggetto qualcosa che non sia bello esteticamente non soddisfa chi lo fa, non soddisfa chi lo fa e non soddisfa neanche chi lo idea, chi lo produce. E quindi lui insiste molto sul fatto che bisogna produrre cose belle, che ci vogliono creativi che continuamente inventino modelli nuovi e tutto sommato, come dire, si trova un po' a disagio, perché questi criteri, ecco qui c'è colui che cambia le regole, che questi non erano i criteri non erano quelli di pagare l'80% in più ai lavoratori, non era quello in periodi di crisi rilanciare, perché si tagliava. La flessibilità, di cui ora si parla molto, no? La flessibilità per Olivetti, non era la flessibilità dell'occupazione, è la flessibilità dell'azienda nel suo complesso. È l'azienda che deve essere flessibile per adattarsi ai mutamenti. Non si gioca soltanto, non si gioca sulla manodopera, non sull'occupazione. Non è quello l'unico dato. Infatti lui, tranne quel caso in cui è accennato, in cui licenzia alcuni ingegneri, ma non operai, e rilancia fortemente l'azienda, non risulta aver mai licenziato nessuno. Certo, quando accade che un suo collaboratore stretto fa la campagna per la commissione interna per la CGIL, anzi sono due che lo fanno, uno è allontanato, l'altro è mandato a Milano.
perché lui non tollera, non è, i sindacati non capiscono allora il dato, non capiscono, non condividono il dato di novità. E come dire, anche tutti quanti i servizi sociali che lui fa, eccetera, non sono apprezzati. Perché, sì, beh, lo fai, ma sei sempre un padrone, era questo, sei sempre il padrone. E quindi sei sempre il padrone, tenete presente, siamo anni 50-60, quindi, sei sempre, e lui non si sentiva il padrone, non sentiva rientrare in quel modulo, no? Di colui che fa profitto e basta, anche perché lui non faceva profitto e basta. Ripeto, lui faceva cultura, faceva crescita. Tutto questo era profondamente importante. Guardate, nel 2001 è stato pubblicato dalla Commissione dell'Unione Europea un documento verde, verde vuol dire che è aperto a tutti, promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese. Cosa dice questo documento? Occorrono misure per attrarre e conservare operai qualificati, avere misure non discriminatorie, tutelare salute e sicurezza, integrare l'impresa nella comunità locale, sostenendone la vita sociale, culturale e familiare. Questo lo dice nel 2001 la Commissione, ma è quello che faceva Olivetti mezzo secolo prima. Quando dicevo il passaggio dell'azienda, dal 46 al 58, 12 anni, l'Olivetti passa da 5.500 a 14.400 operai in Italia e altrettanti fuori. La produzione aumenta del 1.300%. Il fatturato aumenta di 6 volte in Italia e di 18 volte all'estero. Un fatturato che aumenta di 18 volte è il sogno, credo, di qualunque tipo di, all'estero, di qualunque tipo di imprenditore. Ecco, da che cosa nasceva questi profitti, questa forza? Non da un monopolio. Non aveva il monopolio Olivetti. Nasceva dalla superiorità del disegno, dalla preparazione degli ingegneri e degli operai, dalla perfezione anche estetica delle macchine e dalla capacità di innovazione permanente. Non si fermava mai. E una visione completa, l'uomo, l'operaio, la famiglia, il figlio, la cultura, il teatro, il cinema, l'intellettuale, tutto questo, e una globalità coordinata, dice lui, una visione globale ma non disordinata, una visione globale non affastellando idee su idee o produzioni, no, coordinata. E quale fu il suo punto più significativo? Lui lanciò nel 1965 un elaboratore elettronico da tavola, oggi lo chiameremo il PC. Stampava su rotoli di carta, non aveva il visore come gli attuali computer, ma siamo 10 anni prima del PC di Apple e dell'IBM. Cioè 10 anni prima che Apple e IBM mettono in campo il computer da tavolo, l'aveva già fatto questa cosa Olivetti. L'unica differenza qual era? Che non c'era il visore, non c'era questo. Ma stampava, registrava i numeri, conservava memoria, stampava su rotoli di carta. Forse qualcuno si ricorda di averlo visto, questo tipo strano di computer, il computer Olivetti. Ecco, lui aveva attenzione al territorio, perché sul territorio era il luogo su quale insisteva l'azienda e doveva esserci un rapporto di relazione tra territorio e azienda. E questo è importante perché, pensate, Adriano Olivetti, ingegnere chimico, padrone dell'azienda, diventa presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, dell'INU, perché il suo problema dell'INU, cioè come, il suo problema è come attrezzare il territorio in modo tale che sia in grado di recepire la fabbrica, la cultura, il movimento delle persone e così via. Lui è attentissimo a questo, tanto che ho visto che l'unico progetto di legge che lui presenta, è stato parlamentare per 2 anni, poi è morto, tentò l'avventura politica nel 1953 prima, ma non fece il quorum sufficiente per entrare in Parlamento. Nel 1958 si ripresentò, la sua lista guadagnò un solo seggio, che fu il suo. Poi dopo lui si dimise e lasciò il posto ad altri. Ma presentò un piano urbanistico per la Val d'Aosta, ancora durante il fascismo, lo presentò Mussolini, per piano urbanistico per Ivrea. Poi, come dicevo, accennavo un attimo prima,
lui presentò un progetto di legge in Parlamento che riguardava i consorzi urbanistici. Cioè lui sperava questo. Dunque lui pensava questo, che le città dovevano coordinarsi insieme per avere piani urbanistici reciprocamente compatibili attraverso consorzi. Consorzi di comuni, e i consorzi di comuni avevano un unico piano urbanistico. Naturalmente c'era il problema che un comune era più grande e l'altro era più piccolo. E lui fece, nel progetto di legge, fa uno stranissimo, complicato calcolo per stabilire come doveva pesare ciascun comune, perché c'era un voto ogni 3.000 abitanti. Però se capitava una città come Torino, Genova o Milano, voi capite, questa città, come dire, decideva lei per tutti. E quindi c'erano poi anche dei coefficienti a scalare se una città era troppo grande. Il problema di fondo qual era? Che non doveva prevalere la unanimità, ma doveva prevalere la maggioranza, perché l'unanimità, aveva sperimentato lui stesso, comportava che bastava il potere di veto di un soggetto perché si bloccasse tutto. Lui questo voleva evitarlo, e quindi combina. E ecco, devo dire, per chi ha tempo di guardare questo progetto, ecco, credo che chi ha tempo di guardarlo avrà la sensazione di un uomo che è uno straordinario imprenditore, che è un uomo veramente vicino alle esigenze della persona umana, alle esigenze dei lavoratori e così via, ma di politica non capisce assolutamente nulla. Perché se guardate, questo progetto di legge è talmente complicato che nessun Parlamento l'aveva mai approvato. Era una cosa per pochi tecnici particolarmente esperti. Ecco, la sua... Lui fa un'analisi seria, dice: certo, la situazione è complicata, ma il problema qual è? Che la politica non è idonea in questa fase. Da questa inidoneità delle forze politiche lui trae motivo per avere una propria forza politica. Però, ecco, qui tra il dire e il fare è complicato. Era più facile fare macchine da scrivere che fare politica. Lui non... ai sindacati che lo criticano, nonostante i servizi sociali che lui eroga per gli operai, unica azienda in Italia che eroga quel tipo di servizi agli operai, tenta di fare in modo che la sua idea di persona, fabbrica, territorio, questa idea di persona, fabbrica, territorio, sia diventi un'idea nazionale attraverso una forza politica sua, ma non ci riesce. L'edizione di la comunità per lui è il punto di fondo, e la comunità è il luogo in cui lui realizza la sua utopia. La comunità sia come luogo nel quale c'è, come dicevo prima, c'è la fabbrica, c'è l'asilo, c'è la biblioteca, c'è il cinema e così via, ma comunità anche come associazione, come edizioni. Credo che qualcuno di voi ricorderà senz'altro le edizioni di comunità, che ebbero un'enorme funzione di sprovincializzazione della cultura italiana. Grandi testi non conosciuti, allora io faccio giurista di professione, quindi anche testi giuridici che non si conoscevano sono introdotti da edizioni di comunità, testi importantissimi. Ecco, quindi lui si occupa anche di svecchiare e sprovincializzare la cultura italiana. Non pensa soltanto alla fabbrica, pensa a una visione generale. E quando lo rimproverano, il consiglio di amministrazione gli rimprovera di far, come dire, dedicare un po' troppo tempo a cose che non riguardano l'azienda, lui risponde che non c'è differenza, perché anche quello serve alle persone, anche le edizioni di comunità, anche la rivista, anche questi libri servono alle persone, perché la persona al centro, questa è la sua idea di fondo. Ecco, lui mette insieme due valori dei quali stiamo discutendo in quest'anno, che è l'anniversario di Leonardo da Vinci: il rapporto tra umanesimo e tecnologia, tra umanesimo e tecnologia, le due culture. C'è un bellissimo breve saggio che ha scritto Luciano Canfora come editoriale di una rivista che Civiltà delle Macchine è stata una grande rivista degli anni 50 e 60, poi è smesso, ora una fondazione che è stata creata da poco la riprende, e Luciano Canfora ha scritto un bellissimo editoriale sulle due culture, la cultura tecnica e la cultura umanistica, o tecnologica e la cultura umanistica, ecco, come queste due culture devono stare insieme.
Ecco, Adriano Olivetti, peccato che non ci abbiamo pensato, perché potevamo parlarne in questo numero, magari nel prossimo lo facciamo. Adriano Olivetti mette insieme due culture. Non c'è soltanto la cultura tecnologica. La cultura tecnologica ha un senso più alto, più importante, se legato alla cultura umanistica. E la cultura umanistica ha un senso se legata anche alla cultura tecnologica. E questo essere, questo mettere insieme due culture, due aspetti di fondo dell'esperienza culturale umana, credo che sia stato un capitolo importante della vita del nostro paese. Avere uno che è un grande imprenditore, un grande intellettuale, che cerca di mettere insieme i valori propri dell'umanesimo, i valori propri della scientificità, della tecnologia, credo che sia una cosa particolarmente importante. Sulla comunità, ecco, la comunità di cui parla Olivetti, il punto in cui si ritrovano significato la persona e lo Stato, l'efficienza amministrativa e la tensione ideologica e politica, il passato storico e l'ambiente sociofisico. Ecco, questo è molto importante. In sostanza la comunità, come lui dice, è un mondo liberato dall'asservimento e dalla forza del denaro. È una visione molto alta. E lui cerca di fare in modo, la sua idea era questa, che la comunità, che il paese fosse costruito su tante comunità. Lui è un federalista molto impegnato, interessato. Naturalmente, se parliamo di Ivrea, forse si può fare. Se andiamo al di là di quei confini che hanno caratteristiche abbastanza particolari, è chiaro che il modello diventa più utopistico che realistico. Infatti il modello poi non si realizza se non lì, se non in quella fase e così via. Ecco, nel discorso agli operai che lui fa nel Natale del 1950-55, dice: l'uomo e la macchina sono due domini ostili l'uno all'altro, bisogna conciliarli. L'uomo e la macchina, cioè il valore umanistico e il valore tecnologico. E a questo proposito cosa fa? Poiché bisogna conciliare queste realtà apparentemente contraddittorie, nel 43 assume Cesare Musatti, il grande psicanalista, per fondare un centro di psicologia del lavoro, perché i lavoratori dovevano avere anche un sostegno in questo apparente conflitto tra la macchina e la cultura umanistica. Tenga presente, come ho detto, che Egidio Bonfanti, un grande designer, disegnerà le edizioni di comunità. I manifesti, se avete tempo, voglia, guardate.